del signore. Quando mi posso vedere? Mo, lo spegno. Ma in moto? Che? Ma rosso, è amarmetati. Dammugori, tic. Guarda che mare. Così quasi dopo un decaccia cambieste dopo due. Che ingogna, con nome che si è esaurete dopo. Dove è nato Alessandro Manzoni? Nella clinica. Mi saluta Franco, oh forte! Oh, ma me prendete in televisione per piacere! No, in già la matrice, guarda! Benvenuto alla festa del cioccolato, che bellezza, guarda in questo centro storico meraviglioso, finalmente dicevano tutti centro storico, e siamo nel centro storico proprio nel cuore della città, e diciamocelo pure, siamo qui con le nostre telecamere, per permettere signora, io devo ringraziare la provincia di Cosenza, assessorata alle attività economiche e produttive, lo sai perché mi imbapino, perché mi emoziono dopo questo bel viaggio che abbiamo fatto insieme, lo potremmo dire, no? Possiamo dire. È stata una bella esperienza. Una bella esperienza. Poi tu sei bravo, riesci a comunicare, a portare bene il saluto dei nostri concittadini qui a Cosenza. E col vostro aiuto io ti do del lei, no? Ti do del tuo. No, siamo... no, dammi del tu perché tu sei un amico, ma non solo mio, tu sei un amico del popolo, sei un amico della città di Cosenza, un amico della provincia di Cosenza, un amico della Calabria. Ma mi commuove così, Mario, mi commuove veramente, perché questa è stata una bella esperienza e che continua, io sono onorato di essere qui perché, vedete, queste sono le belle iniziative, io lo voglio dire, ho testato un po' il polso, e dici, ma no, ma forse era meglio a Corso Manzini, ma posso dire una cosa? Noi stiamo facendo tanto per rivalutare il centro storico. Questa no, è stata una bella iniziativa, assessore. È veramente una bellissima iniziativa, considera che siamo al nono anno, quindi vuol dire che il successo c'è. Ieri abbiamo registrato numerose presenze, il cioccolato attira, insomma è un modo per valorizzare le nostre eccellenze di Calabria, di questo sono contento. E la provincia di Cosenza con il suo presidente Oliverio sta lavorando molto affinché questo territorio possa veramente dare del meglio, per dire che le istituzioni sono vicino al mondo che lavora. Abbiamo stamattina registrato anche la presenza degli alunni delle scuole elementari, non solo di quelli di Cosenza ma dell'intero territorio della provincia di Cosenza. I bambini sono stati accolti con i palloncini, poi si sono praticamente per un giorno messi a fare il cioccolato e quindi si sono inventati i cioccolatieri. È stata veramente una bellissima iniziativa. Stasera abbiamo anche una serata musicale molto importante, vedo che la partecipazione del pubblico c'è, vuol dire che il cioccolato è un prodotto che riesce ad attirare tantissima gente, i golosi ci sono e di questo noi ne siamo soddisfatti. Colgo anche l'occasione per ringraziare la CNA e il Comune di Cosenza per questa location che ci ha dato qui al Centro Storico di Cosenza. Grazie assessore, che devo dire, che è importante questa manifestazione, però la gente risponde, ragazzi sono le 16:15, quindi voglio dire, è ancora presto, quindi ci sarà tanta gente, ma noi abbiamo preferito registrare un po' prima in modo che possiamo registrare un po'. Vedere gli umori della gente, se sono contenti o no. Dopo il suo viaggio com'è stato assessore? È stato bello. L'aereo. L'aereo purtroppo stanco. Mamma mia. La tua presenza fa praticamente superare qualsiasi ostacolo. Questo è bello, in bocca al lupo assessore, perché lo meriti, io lo dico con grande gioia, con grande gioia. Perché davvero, vieni, no, un secondo solo, devi venire perché è importante questa tua presenza, perché tu in che veste sei qua? Io do del tu perché ci conosciamo. Ma... io sto coordinando un po' la pubblicità che abbiamo visto in questi giorni e che appunto è qui presente per i 3 giorni della manifestazione. È importante questo perché da posso dire una cosa. Mario Scappella, la camera, l'osso. Ah, bella presenza, Poddeporo, la Samoniero, sei una bella persona. Grazie, grande anche tu. Grande professionista. Grazie. Hai organizzato tutto alla perfezione, ma ci sono i palloncini, ci sono queste ragazze che devono dare i palloncini. Signora, stiamo arrivando con i nostri prodotti, fermatevi. Allora, venite. Assessore, mi seguite oppure dopo veniamo di nuovo qua e facciamo i saluti finali? Ci ritroviamo per i saluti finali. Questa è una bella cosa perché è importante l'allegria. Che vi suggerite la
l'agenzia che parlano muerte, fate scendermi. E allora facciamo una cosa, per iniziare facciamo dedicare una canzone per Francesco. Dov'è per Francesco? Dov'è? Guarda, gelato a cioccolato, tu bea cobatto, tu gelato a cioccolato, mi baghi va tu, va bene così, avvizzo, popo. In tutto il mondo è popo, ma è morto. È vivo. È vivo, popo. Allora ragazzi, facciamo una, no, io volevo un attimo vedere, buonasera, come state? Mettetevi dietro senza faciroma, per piacere. Se... un cominciò a fare cose. Allora questo è il centro dove loro si riuniscono e questa è la con tutti gli queste sono tutte il programma, devo dire, caccio cioccolato. Dopo tu ferma, mangia sempre, sì. Signor, buonasera. Come? Caffè non c'è. Ma come no? Robert, scusa che non ti ho salutato ancora. Il gran caffè Cosenza, via Pane Bianco. E vediamo pure un buono. Certo. Un buono in omaggio, signora. Dico, è la prima volta che mi trovo in questa... Ma... Bella manifestazione. Vabbè, senz'altro. Bella manifestazione. Ne stanno facendo parecchie, ne stanno facendo. E lo voglio dire con... Il caffè in omaggio lo date? Sì, sì. Che marca è? Che marca è? Caffè Cosè, Zoe Segno, è d'una certa, d'una certa. Vabbè, io sono oriunda, non so. Dove per lei? Io sono oriunda di Reggio Calabria. Oriunda. Però sono qui da tanti anni. Salutiamo la Calabria Unita, buonasera, come stai? Buonasera. Tu distribuisci in buone, guarda loro, guarda loro, con i palloncini. Che bellezza. Allora, buonasera, Gio. Una bella festa. Bellissima. Festa del cioccolato, grazie davvero per... Venite qua, seguiteci queste belle ragazze. Buonasera, Zezé. Toresta. Venite, venite, tu ti chiami? Andiamo. Francesca. Anna. Ma tutte belle vanno scelte. Tutte belle. Vediamo un attimo. Vieni qua, una grande artista. Allora, vedete gli stand come lavorano, ragazzi. Guarda quanto cioccolato. Tu ti chiami? Martinello, Martino. Io mi chiamo Martina, questi sono i ravioli al cioccolato, buonissimi, proprio fenomenali. Mamma mia, una bomba, però alla festa del cioccolato ci vuole. Tu sei una bomba, tu di simpatia, una bomba di bellezza. Vogliamo salutare a qualcuno, scusa. Sì, salutiamo tutti, in particolare volevo salutare mio nonno, che zio Pino conosce molto bene. Ciao nonno Andrea. Tutti quanti. Buon lavoro. Mi vuoi aiutare, zio Pino? Nonno Andrea, don Peppino, il grande Salvatore Balsamo, il grande dottore, grande simpatia. Ci vediamo presto. Una canzone, sì, una canzone. Binicca. Tu sei la mia simpatia, simpatia, vis, via Francesco. Allora, Ando, scusa, dai spazio per loro un poco, perché... Grazie. Venite. Un applauso, ragazzi. Guarda che bella gente. Mario, dopo dobbiamo chiudere lì, Anche se i tempi che ci danno sono sempre... Però noi ringraziamo sempre la nostra emittente che c'è questa possibilità. Buonasera, come vanno le cose? Insomma, non molto bene, volete assaggiare? Guarda che bellezza. Noi siamo chiude bozzo, siamo una succursale di quelli di avanti. Va bene. Allora signore, per fare può provare un po'? Però non la mangiamo. No, che fa male al colesterolo. E dopo sono qua. A basca vedono, mangiano, fate mia. Ma non puoi cantare dopo. Ah, hai visto quelle di oggi, i castagni non può cantare. Sta facendo ancora, sta facendo, insomma. Allora andiamo, inoltriamoci, perché ragazzi è importante. Come state? Che fate voi di bello? Baffellino. Baffellino. Ha detto così, baffellino, baffellino non è tanto. Baffellino che è? È un dolcino caldo, lo volete uno? Dove siete? Giovane di Cosenza. No, dopo, perché sennò dopo mangi. Vieni qua. Vieni. Tu sei pure del baffellino? Sì. Un è bello che so. Oh, vieni qua, baffellino! Come ti chiami? Angela. È una bella manifestazione, ragazzi. Finalmente il centro storico che sta avendo questo. Vedete qua. Ciao, buon lavoro, eh. Poi passiamo dopo. Lei verrà, lo sa, lei verrà. Giù, mango. Mango? Mango. Qui è un grande cantante. È di San Mango. E dove? Di vicino Tecnica. Chi? Mango. Lei verrà. Mango. Mango. Vabbè. Guarda che ne c'è là, Mario, guarda che ne c'è là. Buonasera amici. Che ti stai pigliando? Un caffettino, una graffetta. Dammi il caffè. Così stasera
caffè Cosenza. Se tu ti tiri in giro i manichi, se non significa... Eh no, vabbè, così cioè, gli, uno, gli distribuiamo man mano. Cosenza caffè vi fa sognare, ok? Con tutto rispetto sul caffè. Ma il caffè Cosenza, lo so. Grazie. Signora, si sta divertendo? Mi sto divertendo, però a me non... Una carriola ne potevo portare. Non lo so, però, scusa, un bel buono per un bel gelato. Un buono sconto. Ogni tre prodotti... Vabbè, signora, un caffè dopo... Meghini c'è! E guarda... Ah, ma lei sì che se ne... Passa avanti alla telecamera, vedi che c'è la telecamera? Roberti, quella è la telecamera, amore. Sì, so se ci passi davanti, ti imballa. Dovresti passare dall'altro lato. O di dietro. Sì. Grazie. Che ti voglio amore. Bene. Mamma mia, che ne c'è! Guarda che ne c'è! E il Dina nostra c'è! Ah, tu hai sì, allora tu. Trovato, sì, hai visto? Sì. Se... Assaggiamo un caffè con sé. E allora ragazzi, fermi tutti ragazzi, venite! I saluti con Biondo, Rapizzada, Caputo e Molinaro. Allora, un caffè ce lo beviamo insieme ad Elda. Elda, che stai facendo di bello? Al momento niente, sono spasso. Elda ci ha abbandonato, come tutti sapete, per sua scelta, perché diciamolo, diciamolo. Sì, sì, mi ha scelto. Però? Però non, mai, non si può dire mai, no? Mai dire mai nella vita, mai dire mai nella vita. Ah, questa, quindi mi lancio un messaggio importante. Sì, importantissimo, certo. Ma noi ti aspettiamo, Mario, no? Vuoi che me lo sorrido? Ciao Mario! Dammi un vaso caffè, che su mia? Ah, che cosa hai messo nel caffè? Che cosa hai messo nel caffè? Non metti uno spartimo un caffè? Piglio, no, vabbè. No, grazie, non mi va. No, piglio non mi va. No, non pigliamo non, ti preoccupare. Allora, e questo è... Allora, Elde, stai facendo... Sì, sto facendo... Benecato, bene, c'è che hai studiato. Io no. Ragazze, Caffè Cosenza ci fa sognare, abbiamo sponsor nella trasmissione e sponsor nel permette signora con un suo angolo perfetto, quindi... E lo troviamo pure qua. E su caffè esce su caffè. Ce lo beviamo insieme, ce lo beviamo, dai. Tu che fa? Che c'è qua raga? Oh, una bella osteria come i tempi antichi, una bella osteria. Allora ragazzi, grazie. Robert, io mi piglio, la soda è tua. È zuccherato? Ah, grazie, grazie. Elde, tu hai pigliato? Che caffè questo, caffè Cosenza. Un saluto. A chi vuoi salutare? Ho avuto un raptus di nomi. A chi vuoi salutare? Io che voglio salutare a tutti, saluto. Sa che subito quando la balliamo? La balleremo molto presto. Sì. Okay. Allora, questo... Discoteca. Faccio una canzone, veloce veloce. In discoteca, è bella sta canzone, a me mi piace la discoteca. Ci vuoi seguire, vuoi venire con noi? Tieni. Ma lascia stare. Allora vediamo un attimo qua. C'è una... Ragazzi, Caffè Cosenza mi raccomando. Saluto Pasquale Belmonte, grande Pasquale Belmonte, lo troveremo anche nel Permetti Signora. Ricordiamo anche Pasquale Belmonte traslochi a via Cristoforo numero 59 alle spalle del Tribunale Cosenza. Poi? Pizza e spizzica, via Popiglia secondo lotto. Poi? Ancora Eurogronda di Luigi Violetti incontrata a Gidora, zona industriale di Liuzzi. E questi, cara Roberta, li ritroveremo tutti, sia a parola mia che nel permette, signora. Signora, sì. Ma che c'è qua? Una bella osteria, guaglio, che bella osteria. Tempi una volta. Tempi una volta. Guarda che bella osteria. Scusa, Maro, già siamo. Però non imballate la telecamera, sennò con un palo vi pende. Quindi nel centro storico questa bella osteria. Come meno? Questa è la cosa seria. Questa. È lo so, questa dove non si può trovare l'impossibile lo trovi qua. Quindi una bella... Ci paga pozzi, chi lo capisce? Allora, genuina e fresca. L'oceria numero uno. No, allora si mangi per fangere. Un buon aspettare dopo, per fangere. Poi già mangiare. No, è fatto. Provo uno si sta a mangiare, provo uno. L'oceria numero uno, pane pongi, bene, pace pongi, per avis. Questa è la vera tavolata con mandarine, gazzosa, uvino. Ragazzi, in bocca al lupo allora, Crepe. Buon divertimento, vi verrò a trovare. È stato un piacere. Grazie davvero. Vi aspettiamo. No, aspettate su che veniamo davvero, veniamo.
Allora, grazie Mario, scusa, vieni qua. No? Vabbè, abbiamo visto, venite qua. Abbiamo visto questa bella osteria, perché vedi, quando vivono le osterie a Roma, quindi noi dobbiamo rivalutare queste cose. Rivalutare belle. Il centro storico, sono rivalutare, e rivalutare le tradizioni, no, assolutamente. Un bicchiere di vino. No, non bevo. Oh, vabbè, bevatelo un bicchiere di vino. Se non mi piace. Se lo salino ha messo il vino, è meglio il vino dei calabresi, della nostra società, la società dei Valenzione, ha visto? Vieni, fotografica che la pubblichiamo, vieni, che la pubblichiamo, vieni. Fai una fotografia che la pubblichiamo. Come ti chiami? Catiuscia. Di dove sei? Cosenza. No, che Cosenza, Mario, di Cosenza ti pare, con questi occhi azzurri. Di Paolo. Due? Io scommetto che è di Paolo. No. Assomiglia a un di Paolo però. Ma per fare gente di Cosenza, ma come... Cosenza. Che cosa dobbiamo dare? Allora, c'è un buono. Acquistando tre prodotti ho l'opportunità di avere un buon omaggio, un cono. Dai, pigliamo caffè. Grazie. Questo, no. Perché cosa dice questo buono? Acquistando tre prodotti ho l'opportunità di avere un cono omaggio. Ok. Ah, capito? No. Io ne avevo capito, non l'avevo letto. Dice che gli prendono un triplo caffè. Te l'hai pigliato tu? Sì, non penso proprio. Speriamo che non imballata la camera. Robert, ti voglio bene. Ciao, bene, anche grazie. Cioè, ti anni voglio hai? Bene, non amico capito. Ti voglio bene, la Cesare Vesito. Ti voglio bene, Vasco Rossi, ti ricordi? Bravo. Un Vasco, che sono Vasco Rossi? No. Dopo c'è la fai una fotografia. Allora, con salute. Ragazze, che ti sta mangiando? Pane salsiccia, pari. Bello però questo, che bellezza, pane e cioccolato. Una bella festa, anche se il tempo sta facendo un po' il birbandello, tanta gente è venuta in questo centro storico, ogni tanto che c'è un'iniziativa lodevole in questo centro storico, diciamocelo ragazzi, hanno avuto una bella idea, veramente, a fare questa, perché va rivalutato il centro storico e verrò di nuovo nel centro storico. Maruzzi, in due permette signor. Tu eri piccolino, Robert. Lo so, però comunque ricordo, poi alla fine bisogna valorizzare questi posti della storia di Cosenza. Brava Roberta, mi commuove tu ogni tanto quando dici questo. No, non piango. Faccio sponsor veloce? Sì, no, ricordiamo no. Il ristorante Temesa presso l'SS18 a San Lucido. E ancora ricordiamo altri sponsor. Vabbè, quanti ricordi poi saluto? E C, incontrata Lecco, zona industriale di Rende. Ancora Mufasa Viaggi, a via Orti 13 a Mantea. Me ne ha fatto volare. Sì. Bello cos'è, volare. Fatto... Cici, per fare ogni poco se volava, dice Domenico. Allora, come state? Lui è per Fangelo. Da in tutto il mondo. Buona festa del cioccolato. Quando abbiamo, Mario? Un altro minuto? Quanto caffè abbiamo? Abbiamo due pacchi di caffè. Grande Caffè Cosenza, ragazzi, tutti gli sponsor li ritroveremo, tutti nel Permette Signora, e sia a Parola Mia che è già iniziata, penso. Parola Mia inizia il 7 novembre. Io vi ho detto l'8, vi ho detto, ma lo so. Ricordiamolo che Mario Scappella è alla camera. Come state? Tutto bene. Saluto. Dove sei? Buonasera. Buonasera, dove sei tu? Da Romania. In Roma? Sì, Roma. Romania. Romania, Turgu Mureș. Visto? Puri tu parli romeno. Io, signor romeno, è la mia lingua madre. Oh, romeno, turista. Guarda che bella. Turista. Per fangere, allora dopo vi fate un bel panino con cioccolato. Allora, Sempre diavoletto, mi raccomando, sempre diavoletto, che fa bene il cioccolato, ragazzi. Come vanno le cose? Vediamo stasera, stamattina nulla, ma pomeriggio forse siamo fiduciosi. Però è una bella iniziativa, finalmente nel centro storico, ragazzi, così spostiamo veramente e rivalutiamo questo grande centro storico invidiato in tutto il mondo. Guarda, insomma, che sa, Sì. Piglia la paletta di chi? Piglia la paletta, fa la vita, Mario, fa. Mario. Una bella paletta di cioccolato, eh? È buonissimo. Ma che cosa fai? Mangiano fa la cadona. Magari, no, dopo, più tardi. Pierfangè, dopo Pasqua ti vanno panino? Sì, dopo passo di qua, Pierfangè, che faccio? Con zucchero filato. Ok, allora Mario, facciamo così. Ritorniamo in... Mamma, che profumo che c'è, Maruzzi. Questo è il mio mondo. Non bevo, non fumo, però i dolci li adoro. Ma non da mangiare. È uno dei miei pochi vizi. Non da mangiare, però. Adesso no, dopo, più tardi comunque credo che... Ma come che... furba, va. Aspetta, però... vai. No, torniamo. Più tardi comunque credo che qualcosa prenderò sicuramente. Va bene.
È bella però. Faccio parte del girone dei golosi. Sì, sì. Io degli ignavi. Maruce, chiudiamo la prima parte. Signore, se vi è piaciuto la prima parte, passiamo alla seconda. Mi raccomando, perché veloce, veloce, 3 secondi. Te la tabella cazzo. Veloce. Cammina di bicicletta, insieme a te, cammina di bicicletta la domenica mattina. Riccardo Cociano. È vivo. È vivo. È vivo. A fra poco. Un programma in collaborazione con... Nona edizione de La Festa del Cioccolato, lungo Crati a Cosenza. Ciao amore, ciao amore. Ciao amore, ciao. Ti manca il tuo rizzo, ha visto? Vabbè, allora ragazzi, siamo qua. Dove siamo, per Frangè? Dove siamo? Dove? Dove siamo alla festa? Il cioccolato a Cosenza. Ma chi sempre con voi? Grazie, sempre, grazie. Quando sento sempre cantare. Com'è questa festa del cioccolato? Vi appartiene? Bella? Speciale. Eh? Speciale. Speciale, che sei bello. Speciale, ecco. Allora, Roberto, dove sei? Sono qua. La mia ombra, Roberta. Buonasera, come state? Bello. Una bella coppietta giovane, visto? Che si divertono, vanno a fare spese di cioccolato. Sì, sì. E a pesta fa fuia, fa mia comadre già con le mani. Ma non caffè che non fa provare, non regalato. Caffè Cosenza lì, caffè un buono, Roberto. Una cosa, un buono, acquistando 3 prodotti all'opportunità di avere un cono. Se faccio così con la mano, tu pigli un caffè. Il caffè Cosenza. Se no ne scemo ciò. Signore e signore, bella festa ragazzi, vi ricordo che sono le 16:40, quindi ancora tanta gente arriverà. Adesso noi proseguiamo, però i saluti li facciamo lì o li vuoi fare qui? Facciamo loro. Vabbè, allora ti aspetto lì in chiusura. Ragazzi, buon lavoro, mi raccomando, una bella serata in compagnia, una bella signora che presenta i suoi tartufo alla fragola, tartufo, ciambellini, mamma mia. C'è che cosa. La scelta. Mi piace. Perché i ciambelli chiamano i codori, da Natale chiamano i codori, i ciambelli. I ghispelli, a Paoli chiamano i ghispelli, perché a Paoli chiamano i ghispelli? Perché chiamano? No, aspetta, Paola. Però per Ferisco dice una cosa molto bene. Sì, sì, un secondo, abbiamo capito, vi voglio bene. Sai qual è la cosa? Qual è la cosa importante? Sì, dite. No, proprio sempre. Namo scritto. Grazie. Vi voglio bene. Il problema qual è? È che Pier Francesco dice una cosa molto vera. Si dice a Cugiuril, non Culluril. Culluril non esiste a Cosenza. Cioè il dialetto è una cosa importante. Lo dico pure a qualche mio collega. Si dice a Cugiuril, come volete? Culluril. Mamma mia, chi ne è che su qua? Scusi, dove sei tu? Spezzano della sera. Bravo. No, siccome stai seguendo, dico, non è che sei un terrorista. Sì, sì. Noi stiamo seguendo anche Pier Francesco, che è un bravissimo cantante. Io seguo con Giorietta, sei già tutte le parti. Bravo. Ma soprattutto a Cosenza, però. Se no, non è vero. Perché ti dicono con Luriello? Ah, Paoli che ha avuto i ghispelli. Il vero dialetto com'è? Con Giorietta. Perché hanno vergogna di dirlo in dialetto, capito, carame come? Come ti chiami? Gabriele, ha capito? Arcangelo Gabriele, ti piace a ti ha cioccolato? Arcangelo Badova. Qui capè Spezzano della sera. Bello Spezzano della sera, vi voglio bene. Allora ragazzi, guarda qua che belle cose, guarda che belle cose. Buonasera. Allora, noi detto questo dobbiamo dire che... Guarda là com'è bello, Mario, che la cosa. Ma... Buonasera. Signore, me lo fa vedere come questa cosa. No, spostatevi una poco, spostate. No, mi deve far vedere, signore, come ci ha messo su mozzicone qua, che bellezza. No, dobbiamo valorizzare questa cosa, scusami. E Roberta passa avanti dalla casa. Allora, no, volevo far vedere proprio come si agguanda che lo mozzicone, quella cosa bella. Ci può vedere tutto. Se non ci fosse stata per essere inventati, Roberto. Sei una grande, Roberto, sei una grande. Roberto sei qua, sai perché sei qua a mia, capito? Perciò. Sei vecchio. Bello. Sei? Vecchio, ti diranno che sei vecchio, spalla muro, Renato Zero. È vivo. A po'. Buonasera, lei come sta? Buonasera, io abbastanza bene. Si diverte a questa festa del cioccolato? Sì, benissimo. Allora, ecco, che sei, cosa importa? Allora. Amandea. Che bellezza, Amandea. Amandea, saluti sindaco.
Salute sindaco, un abbraccio sindaco. A mandare mi vuole bene. Lei saluta, perché non sa perché lo saluto. Un saluto. No, una persona abbastanza lodevole, gli voglio molto bene. In bocca al lupo. Tutto a posto. Una bella iniziativa questa. Sì, sì, sì. Effettivamente, mo è la nona edizione, una bella iniziativa. Quest'anno siamo passati nella zona storica, nelle città vecchie. Bravo. Speriamo che il prossimo anno sia ancora migliore. Ragazzi, guardate che c'è una bella risposta, sono le 5 meno un quarto, ma è piena. Sì, è già pieno. È già piena, ah che bellezza, guarda qua. Maruzzi, 5 minuti prima che dobbiamo chiudere lì, dobbiamo chiudere. Bimbe belli la vostra festa, ma anche dei grandi però, Salotto cambia l'ora. Guarda, bene, come ti chiami? Alice. Venite qua, sì, sì, venite qua. Oggi è la vostra festa, del cioccolato, no? Ma allo è bella questa festa, vi piace questa festa? Insomma, è più americana, no? Sì. Più americana questa. Sì, sì. A non, non ci appartiene questa festa. Quindi divertitevi ragazzi, ma sappiate divertire. Si maschere, se co. Tutti cornuti. Vabbè, nel senso che è buono della parola, no? Tu quanti anni hai? 14. Vabbè, ma è la simpatia poi che ci appartiene. Buonasera, buona passeggiata ragazzi. Anche a lei. Anche a lei. Facciti bravo. La scuola come andate alla scuola? Quello polma. Cropolman, no a pedia. No, Cropolman. Fammi una canzone. Una canzone. Romantica amica delle luvere naturacce, tu ricordi? Che sei morto davvero. Morto davvero. Ma non è morto. È morto quando c'ho 30 anni che è morto, Chris. Chris? 30 anni. Tu sei romantica. Ma lo faccio, lo fate una pausa per Francesco. Tutti i canzoni. Ragazzi, che bella festa! Tu sei. E che ti hai messo tu? Com'è bella questa bimba! Lei mangiato il cioccolato? Mangiatello mozzo, sai che sei piccolo, quando ti fai grande non ti fanno mangiare ciò. Mangiatello mozzo, cioccolato. Tu sei... E vai! Ma a tutti i parti si fermano. Ma lei non l'ho vista però, a Caffè Cosenza, scusami, questa ragazza... Questa... Lei è nuova lei, questa ragazza, scusa. No, scusa, ma ti conosco. Sì. Ci conosciamo. E scusa, Falossi, se ti vergogno, che ti vergogno? Facciamo un saluto perché a grande Andrea, a grande Roberto, grazie perché, lo ripeto, questo è stato il mio primo sponsor, ragazzi. Quindi sappiatelo, il mio primo sponsor, tanti anni fa. Quindi capite, a zio Pino. Vabbè, allora, signor, come va su cioccolato? Male, male. No, poi quando non voglio uno. No, perciò mangiate per l'uomo, guarda qua, guarda che bellezza, guarda che bellezza. Guarda che bellezza, guarda che bellezza, guarda che bellezza. Ragazzi, vedete, mangiate bello mo cioccolato. Perché sennò poi quando si può vincere. E che ti comincia a dire che non ti fa la colesterolo? No, invece, infatti, no? La glicemia, colesterolo. Guarda che bello, fammi vedere se come tu un mucche, che si fammi vedere. Anna volta. No, faccelo bene. Vabbè, il simbolo di questa bella festa, va. Bravo, e poi tu gli un premio te. Marti, abbiamo un omaggio alla signorina, un buono sconto. La passa sa busta, ti ha fatto così la busta. Il caffè Cosenza. Vabbè. A via Pane Bianco, poi vediamo anche comunque il buono sconto. Che acquistando 3 prodotti ho l'opportunità di avere un cuore in omaggio. Ma come esperta sa roba. Guarda che ti ha buscato. Avesse che un secondo. Ma fatti le nage. Grazie. Ciao! Pino, sì. Saluta Walter. E basta, così saluti, per fare. Basta. Vabbè, sai che stai scherzando. Sì, Walter, poi chi? Devo salutare. Abbiondo salutato. Walter e Simone. Simone. È morto che dà. È morto che dà. Ti è rimasto in bestia per Francesco sta cosa. Vabbè, ci avviciniamo ragazzi. Una bella serata. Buonasera, come stai? Tutto a posto. Tu sei di qua? Sì. Sono del centro storico, no? No, di Cosenza, di Bene Bianco. Di Bene Bianco. Ti piace questa festa? Parecchio. Quando cioccolata hai mangiato? Nessuno ancora. Stiamo lavorando. Diamo un buon omaggio al ragazzo. Ho acquistando 3 prodotti. Chiedo il caffè comunque. Vabbè, no, acquistando 3 prodotti un cono in omaggio. Okay. Noi siamo, grazie. Allora, voi dove siete? Aurora. Ah, vabbè.
Vabbè, salutiamo a tutti perché loro lavorano, ragazzi, e vanno anche, premiati. Si muove qualche cosa? Sì. Si lavora, si cerca di lavorare. Il titolare di Aurora qual è? Come? Ivan Pappaianni. No, no, c'è l'altro, però quello di cosa, quello di... Si passa qua dalla camera, qua. Il titolare proprio di Reggio, come si chiama? Di Soverato, Giuseppe Ciliberti. Me lo saluto. Ciao Giuseppe, un abbraccio, un grande mio amico. È stato proprio il mio sponsor. Buon lavoro, ragazzi. Grazie. Sentitevi. Ciao. Microtici non ti voglio, signore. Eh? Per lavoro, una microtici. Per fare la barba, la naso. Alla NASA mi ha l'America. Alla NASA. All'America è buono lavoro, l'America. E per quando ne va all'America mette il gioco, fateci. Serve la tante la soldi, puoi girare la soldi. Non avete venuto all'America, avete venuto, che bene il gioco, con uno più pecciangio, no? Scherzo, amico mio, che ti voglio bene, ragazzi. Scherziamo. Allora, Maruzzi, ci avviciniamo in questa grande strada, ve lo ripeto, sono contento di essere. Che ci hanno invitato, buonasera, che ci hanno invitato qua, cara Roberta, perché è importante rivalutare il centro storico. E quando qualcuno è intelligente, valorizziamo sempre di più, diciamo, gli aspetti del nostro territorio, soprattutto quelli che sono nascosti. Brava. Facciamo una cosa, il prossimo permesso signore andremo di nuovo in questi, perché il centro storico poi va visto dietro, va vissuto proprio i nei vicoletti. Questo è importante perché diamo una forza, diamo una bella forza, una bella mano. Incrementiamo il turismo. Brava. Incrementiamo il turismo. Brava Roberto, il tuo pensiero oggi l'hai espresso alla... cercando di abbreviare come preferisci tu. Tendiso, chi è che esso? Vuoi sapere che sono io? No, boh, che non l'ha, che non l'ha. Ditemi che. No, no, che sarebbe? Mi pensavo che avete detto chi era di... No, scusami, scusami, state seguendo. Sei uno che vi seguo sempre. Ti voglio bene. Ciao, caffè. Allora, caffè. Vuoi... No, non vuoi dire niente che seguivo a questo grande signore. Non a voi, ho detto a quel ragazzo che ci seguiva, con l'accendino. No, ti voglio bene. Ma se ti dà la sosta, è già brumoso, ti dà la sosta. Che lavoro ha fatto lei? Ha fatto il pizzaio, le ha avuto una pizzeria. Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie che ci segui. Allora che ora stasera? Grazie che ci segui. Allora Maruzzi, io direi perfetto. Allora, buon lavoro. Sì. E io trovo anche un amico, un altro minutino per salutare. Lui, scusa, ti piace il cioccolato? Ti piace. Cioccolato buono? Non parla italiano. E cinese. E cinese giapponese. Come fare il giapponese? Come fare il giapponese? Ah, Rocky Ro, Rocky 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 Ro, Rocky Rocky Ro, ti ricordi? Rocky 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 Ro. Ah, una volta. Scusa, facciamo l'ultimo minuto così. Saluto un amico, saluto. Un grande amico. Quindi anche lei in questo posto meraviglioso. Eppure in questo posto sono gli organizzatori in questo posto, purtroppo. Ma... Io fino alla noia, io non voglio essere ripetete, avete avuto una bella idea. Grazie. Centro storico, le valutiamo. Ma che sta bucando? Che... I palloncini. Bambini, palloncini. Anna Maria che si presta anche a contare i palloncini. Anna Maria, tu sei bella, l'agenzia, una che gestisce un'agenzia, che è pure bella, voglio dire, non è male, no? Assolutamente. Bella intelligente. Allora aspettiamo l'assessore così concludiamo questa bella nostra. Passeggiata. Nella Cosenza golosa. E dolce. Golosa e dolce, che bellezza. Speriamo che stasera con col gruppo che non riesco a capire come si chiama. Uleiamo subito. Fai a Nutrapano, se fai a Nutrapano. Bazzumba. Il gruppo si chiama Bazzumba Bam. Bazzumba Bam. Perché che sapranno cosa a Bazzumba? Faremo una bella cosa. Una bella cosa. Credo che la gente, speriamo che oggi più di ieri ci sia più gente possibile a questa bella festa. In bocca al lupo. Grazie. Perché lo meritate. Grazie. Per la serietà e la grande intelligenza. Che sono necude cui lo dico io perché li conosco. E comunque lo dici anche. Purtroppo da molti anni. Ti voglio bene. Grazie, anche io. Allora ragazzi, chiudiamo qua questo nostro appuntamento per dire grazie. Maruzzi, concludiamo questa bella giornata, Robe? Sì, questa ottima iniziativa. Allora, ecco, ma mi piace sottolineare, finalmente vedi i ruseggi a Cosenza, finalmente. Guarda i ruseggi. Una battaglia con i politici, sì, e roba. Abbiamo ottenuto questo
d'accordo. Perché era una tradizione da 100 anni e non la volevano 2-3 anni fa, sto parlando, che adesso abbiamo, sono 2 anni che ci stanno dando la possibilità di lavorare. Allora grazie al sindaco, allora. Grazie al sindaco nuovo e anche pure il vecchio che me l'ha data prima. Ma questo nostro spazio è per Francesco, è buono una poco. Le calde, il nostro calde. Fate scelgo a devono piglia. Allora, niente, Mario, mi chiudo a cago. 5 minuti abbiamo. Allora fate mia. Posso pigliare uno? Vugge la mano. Vugge. Bruciano belle cotte. Ah, belle! Cotte calde belle. Sei bambolino. E la goccia lei è tare! La goccia la corca si sta mangiando. È buono però, e l'altra già dica che mi mangiava a caldo piano, così mi mangiava. Così ma non con tutta la buccia no. Mi piacerebbe dove ho fratelli mia madre, facevi cazzagli quei cocchi. Però un po' mangiato. Ah. No, ietta la coccia che ti fa male. La canzone c'è la canzone. La canzone. E com'è? Una canzone ce la canta. Sta arrivando Natale quando mi dico sei. Sta arrivando Natale, tu scendi dalle cele, ore del cielo e vieni una gotta fredda cielo. Ha visto? Bravo. Ma ha visto? Ma chi ti ha visto? Io. Bravo. Con tutta la cocca si sta mangiando. Tu sei il numero? Numero uno in tutto il mondo. C'è un numero due però, a dietro. Stop, se mi portano finito mi porta. Ti voglio bene io! Sì, assai, è bravo! Me fangiando con la bocca china, ma faccio che non amorgica, ma assai, assai! Salutiamo il. La provoco Cosenza. La provincia! La provincia di Cosenza! Ti sei piaciuta la lingua, ti sei piaciuta. Anche io devo salutare! Che salute? La provincia di Cosenza! Bravo! E questo se riusciamo a rendere. Allora salutiamo anche Eldina che abbiamo incontrato qui per caso. Hai visto? Che coincidenza. Che fai stasera? Niente, niente di che, cosa vuoi che faccia io? Sennò non dice a nulla che fa. Infatti. Scusa. Giulio, allora concludiamo qua questa nostra appuntamento. Mi fai vedere quanta gente c'è alle 5 meno un quarto, ragazzi, questo è un vostro successo, 5 meno un quarto di sera. E allora è un bel consenso che vi ha dato la gente. Ringraziamo ancora una volta a voi pubblico da casa, perché grazie davvero, per quanta gente che ci segue, mamma mia. Sì, c'è l'ora legale stanotte. Si dorme un'ora in più stanotte. C'è l'ora legale, l'ora indietro. Un'ora indietro. C'è Bombelana. Data cazzo. Vedi che c'è la verde, ragazzi. E l'orologio non fa di età e Giorgio si dispera che l'orologio non fa di età. Ti ricordi? Chi l'ha cantato? Che non calabbi, Mazzitelli. È vivo. Grande Franco, un abbraccio Franco. Allora ragazzi, chiudiamo qua, Mario. È stato una bella, un bel pomeriggio, abbiamo incontrato anche Adelta, abbiamo incontrato. Sì, un piacere, grandissimo. Anche se noi ci vediamo sempre, siamo vicini. Robert, un grande saluto. Una bella serata. Sì. Buon divertimento. E buona allegria a tutti, buona visione a tutti. Che fa Gesco? E dopo aspetta. Mario Scarpelle, Nulusso. Alla presto, ciao, alla prossima. Signore! Quando mi posso vedere? Ma ora aspetta. Ma in moto? Che? Maro, è a marmita te. Dammucori ti. Guarda che mare. Cosa mare? Così quasi trovo un di caccia cambieste dopo due. Che ingogna, con nome che si mi esaurete dopo. Dove è nato Alessandro Manzoni? Nella clinica. Mi saluta Franco. Oh, forte! Oh, ma me prendete in televisione per piacere. No, già la matrice, Maro.